Bella a tutti ragazzi, qui mi sono fatto 217. Stiamo facendo la prima episodio della carriera di Formula 1 2013 e dobbiamo andare a scegliere una scuderia. Allora c'è la Marussia F1 Team, Caterham F1 Team, Scuderia Toro Rosso, Sahara Force India F1 Team, Williams F1 Team, Sauber F1 Team, Lotus no. Cioè Sauber F1 Team perché mi ispira. Fuori avete sentito una voce, fate finta di niente. E che abbiamo un ospite in casa, sapete com'è? È un po' fulminato. Cioè fulminato, cioè non pensate male. Cioè vabbè, forse un po' stupido, però è un grande. Allora, Nico Hulkenberg e Mr. Patatrack. Allora, la compagna Scudini diventerà attiva in questo weekend. Ante prove libere in questo circuito, puoi effettuare un test delle sospensioni. Vabbè dai, andiamo e gareggiamo. Alziamo un po' il volume, okay. Devo sentire perché sapete com'è girare col cambio manuale, non è proprio facile senza sentire il volume della macchina. Ci aspetta lungo cambiante in Formula 1. Chiariero di Vettel, chiunque. Le squadre annunciano i piloti di quest'anno. Cioè no, adesso io ho detto così, chiunque. Cioè, non è che Vettel sia triste, è proprio la persona che mi sta su di Vettel. Sarà la Red Bull che lo promuove male, ma a me è proprio Vettel mi sta un po' sul cazzo. Cioè, proprio la persona, non è tanto il pilota. Allora, adesso sta per iniziare. Mi sento già sotto pressione. Facciamo prove libere e qualifiche in un video e in un altro la gara. Premetto subito. Ok, le gomme dure come sono. Allora, è sotto per 3G, al di sotto del tempo indicato per 3G utilizzando pneumatici. Ok. Usando pneumatici usurati, dai, proviamo a vedere, proviamo a superare questa sfida. Oh! Senti emozionante. Ok, sul gioco. C'è proprio un problema tecnico tattico. Stiamo subito bene. Poi Melbourne non è una pista che conosco bene, perché a Melbourne a me mi piace. Cioè non è che mi stia sul pista, però non mi piace. C'è proprio poco da fare. Adesso non so se sto andando con esperto leggendo. Ah, potrò capire dopo. Cazzo, volevo fare un tempo. Ad un tempo ero contento. Ok, me ne sono cavato.
Torniamo ai box. Riparazioni completate. Ci hanno sparato una sega nel frattempo. Le riparazioni all'avventura ci hanno rallentato. Beh dai, non sono neanche così indietro. Obiettivo RS, che cazzo. Ah ok, devo far così. È che non ho. Quindi questo tempo l'ho fatto per niente. Devo fare un altro. Quanto tre giri, beh dai. Che questa difficoltà è un po' minore di quanto credevo. Devo farlo dopo. Dopo taglio il pezzo. Stai tenendo un buon ritmo, continua così e riusciremo a ottenere dei dati molto utili. Io sono proprio utile! Vado a fare la difficoltà perché non mi piace giocare così. Essere subito tra i primi appena arrivo. Che non ho come compagno di squadra QTR. Stai perdendo molto tempo nei settori 2 e 3. Ok, così è perfetto. Torni ai box. No. Obiettivo riuscito. Ce l'ho fatta. Come? Ah, devo rifare ancora. Scusate, sto cercando di capire un po' sto obiettivo qua perché boh, non mi dà le idee molto chiare. Abbiamo montato un treno di gomme già. Primo video però un po' lungo, però appena entrano in temperatura. La macchina monta gomme usate, vogliamo che tu ci riconserti regolari in modo che possiamo raccogliere i dati sul tasso di usura delle gomme. Tieni l'andatura e saremo in grado di completare con successo questo test di ricerca e sviluppo. Allora, fallo quindi per tre giri, ora ho capito. Quindi Vettel ha girato nel secondo settore un po' più lento di Hamilton. Però mi fa schifo tenere la pole position. Però avere anche girato bene, così non mi dà fastidio, cioè appena arrivo in Formula 1 lui lo tengo in position.
po' di tempo. Vediamo sotto, infatti riesco a farlo bene, gli altri due e tre, due e tre non riesco. Così è un po' più reale che sono 12esimo. Cioè, infatti è un bene che perdo il terreno di altri settori, perché essere subito davanti quindi dà fastidio. Settimo, che schifo, altrettanto veloce nel terzo. Che schifo essere subito veloce. Infatti dopo lo riporto dicendo, non lo dimentico. Ah, c'ho 7 giri. Cioè comunque dai al massimo riporto la difficoltà per la gara, tanto comunque non mi sembra che io stia così dominando alla fine. Strano, tocchiamo davanti più migliore. In teoria dovrebbe essere il contrario, più davanti più peggiore. Che le gomme si usano sempre di più. Vaffanculo, questo flashback è vero. Addirittura secondi. Sì. Vabbè dai, a questo punto direi che potrei fermarmi qua. No, direi che a questo punto anche la difficoltà la cambio, perché comunque mi sembra piuttosto ridicolo che appena arrivo in Formula 1 ottengo... facciamo così. Passiamo le qualifiche. Seconda posizione, perfetto. E intanto cambio la difficoltà, perché proprio veramente mi fa schifo che appena arrivo in Formula 1 devo subito dominare. Cioè io penso che le carriere fatte così alla fine non siano proprio belle, cioè vabbè, devi gustartela così che appena arrivi sei un po' in difficoltà e devi tirarti su. In realtà non è che appena arrivi ti metti subito a dominare. Vabbè, Hamilton e Schumacher, proprio perché era forte, Hamilton aveva la macchina potente. Era molto forte, è molto forte Hamilton, però comunque il suo dominio è stato subito con una macchina perfetta. Comunque niente da togliere al pilota. Tanto se mi fa tornare al menu per cambiare la difficoltà, gradirei. Aggiornamenti in arrivo per la Sauber. Allora, sembra che scusi io utilizzare alcune componenti. Spesso nel collaudio è notato soluzioni in grado di migliorare le prestazioni. In questo caso sembra che i componenti siano le sospensioni. Possiamo aspettare risultati migliori da Mr. Patrack? Lo scopriremo presto. Difficoltà.
Ah, ecco, aspetta, c'è leggenda. Oh. Così mi diverto un po' di più. Gioco col controllo trazione, però è perché diciamo che non sono molto abituato a guidare senza controllo trazione. Cioè, è fare un salto così, di sicuro non mi permetterei mai di farlo a Melbourne, perché io proprio a Melbourne non ho mai girato fortissimo. Cioè, andavo forte un po' su Formula 1 2010, ma quello era facile da guidare. Poi con Formula 1 2010 c'è proprio... Lì diciamo che ho ottenuto il colmo, cioè ho ottenuto tutti i risultati che potevo. Lì ho finito anche la carriera, mi ricordo. Al secondo posto, modalità... la modalità più difficile, che anche lì se non sbaglio era leggenda, credo. O leggenda o esperto, non mi ricordo. Mettiamo un setup. Attento, ora si applicano le regole del park per me. No! Com'è possibile? Facciamo uscire le parti. Ora non possiamo apportare cambiamenti significativi. Vigono le... Vabbè, vigono le regole del park. Del cazzo per me, dai. No, ah, torna ai box. Sì. Dovrei passare in teoria con 1.28.3, poi non lo so. Merda, se sono indietro. Sono tirato una gufata bestiale. No, mi sa che forse leggenda è ancora un po' esagerata. Andiamo, forse è meglio se aspettiamo, ci sono molte vetture in pista al momento. Questa cosa proprio non mi piace, però. We'll be right back.
Devi correre macchina, corri come non hai mai fatto in tutta la tua vita. Questa curva l'ho presa veramente aggressiva, perché devo rischiarmi tutto per tutto. Cazzo. Mancano 5 minuti alla fine. Devo strapazzarlo, secondo me. Diciassettesima posizione. Cazzo, porca di quella puttana. Flashback! Cazzo! Basta, li uso tutti adesso. Cioè adesso se o faccio l'America o faccio l'America. Undicesimo! Sì, cazzo! Sì! Undicesimo! Basta, quello che dovrei passare. Dunque 28.7 Vettel, io 29.0. Beh, non sono così lontano. Nel terzo settore fa un po' che Hulkenberg è eliminato. Io passo, lui è fuori. Hulkenberg fuori. Cioè, comunque niente a togliere, per me Hulkenberg è forte, ma qua è il mio rivale. Quindi Hulkenberg fuori. Adesso mi impegno, perché veramente queste qualifiche mi stanno facendo un po' soffrire. Se passo la Q3 metto le dure per la Q3, perché o piuttosto che, cioè, così almeno per la gara dovrei essere a posto. Cazzo.
impegniamoci. Sono solo più tre, miracolo. E comunque la difficoltà è leggenda, quindi non c'è, non ci può dire. Però cazzo, cioè, almeno decimo subito la prima gara è un po' esagerato. Cioè, ho capito che la Sauber poi non è una cattiva macchina, però cioè, sono più sotto un serpiente. Sette, come mette? Dovrei passare se tu, se Dio mi vuol bene. Perso il controllo. Se per chi volesse sapere, io registro il commento con i Galaxy Ace. Se sono passato da quel vecchio canale a fare video con quella da registrarsi il commento 1.26.8, non ci posso credere. Se Dio mi vuole veramente bene, mi lascerà passare alla Q3. Stiamo perdendo posizioni in classifica. Merda! E che devo con 1.26.8 su? Mancano 5 minuti alla fine della sessione. Basta, è strapazzo. E tento il tutto per tutto. Tornare in pista. Maldonado si è ritirato. Termine della sessione, se non metti a segno un giro veloce saremo eliminati.
Oh, cazzo! Perfetto, qualifica andata a puttana. E vai. E vai, che bello trovarci a qualifica dominata. La pressione della gomma anteriore destra è diminuita, credo che tu abbia bucato. Rientra ai box. Beh ragazzi, la qualifica è andata così, 12ª posizione. Diciamo subito 12esimo posto, primo Alonso, va bene a Q3 non lo so, poi eliminati di resta Mr. Panatrack, cioè io, Adrian Sutil, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Pastor Maldonado senza segnare un giro veloce. Ok, video finisce qua e ci vediamo alla gara di Formula 1. Spero appunto che vi sia piaciuto, commentate, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.